oggi posso parlare per esempio dei nomi dei romani, itria nomina. I romani avevano questi tre nomi, il praenomen che corrisponde al nostro nome proprio di persona, il nomen che corrisponde al nostro cognome, per loro era un gentilizio, il nome della gens, di appartenenza, e poi il cognomen, i cognomina. Il cognomen viene aggiunto in seguito, verso la fine del IV secolo a.C., e serve per distinguere un po' le persone, perché questi prenomina e questi nomina erano sempre gli stessi. Quindi si aggiunge il cognomen che diciamo, ha a che fare con le caratteristiche fisiche, con delle peculiarità caratteriali delle persone, per esempio longus, crassus, barbatus. E quindi si definiscono i tre nomi. Di questi tre nomi il prenome viene abbreviato, gli altri due normalmente no. Però i prenomina vengono abbreviati sempre alla stessa maniera e questo ci è molto di aiuto. Quando leggiamo sulla facciata del Pantheon M.Agrippa, sappiamo che è Marco Agrippa, ma mi capita spesso che i miei clienti, prima che io possa sciogliere l'iscrizione, mi dicano: Ah, Menenio Agrippa. No, non è Menenio Agrippa, è Marcus Agrippa. Se fosse Menenio sarebbe MN. È una sorta di legge, è chiaro, è così e basta. La A sta per Aulus, la C sta per Gaius, la F per Fabricius, la P per Publius, T per Titus, TI per Tiberius e così via. Per quanto riguarda la C e la G, una piccola nota, perché queste due lettere non avevano distinzione per i romani fino al 312 a.C. Non avevano distinzione grafica, si usava lo stesso segno C per indicare sia la C che la G. E così il nome Gaius viene abbreviato con la lettera C e anche in seguito, quando la lettera G si comincerà ad utilizzare, rimarrà l'abbreviazione in C. Quindi quando noi leggiamo sulla facciata della piramide Cestia C Cestius, dobbiamo sciogliere l'iscrizione necessariamente Gaius. Baci!